Hyundai Tucson rappresenta una soluzione polivalente di mobilità, declinata in più possibilità sostenibili ed in grado di assicurare una risposta vincente a molte necessità di mercato. Le motorizzazioni termiche si accoppiano a differenti opzioni elettrificate, dando alla possibilità di scelta un ruolo chiave ed aprendo il ventaglio di utenza a cui si rivolge. Dal mild hybrid declinato benzina e gasolio al più selettivo ibrido alla spina. Le frecce per combattere l'inquinamento offrono ognuna i propri pregi e difetti e, come spesso accade, il compromesso più efficace ed al contempo facile da utilizzare lo troviamo nel mezzo. Il centro dell'offerta Hyundai Tucson è ricoperto dalla motorizzazione full hybrid, in grado di sfruttare al meglio un pacco batteria generoso, ma non così tanto da aver bisogno di essere ricaricato alla colonnina. E per questo, al momento, soluzione ideale per chi ha a cuore le emissioni, ma non dispone di un garage o un posto auto privato. Questi ultimi fattori non sono necessari anche nelle motorizzazioni mild, che però lasciano alla componente elettrica un ruolo secondario, a tratti irrilevante quando si parla di emissioni, leggermente più efficace invece se si parla di consumi, in particolare con la soluzione diesel, ancora inarrivabile per chi percorre tanti chilometri. Quando invece l'habitat ideale è la città e la libertà dalle prese rimane una necessità, si guarda inevitabilmente alla componente full hybrid, l'unica in grado di coniugare le stesse necessità di un motore termico, alle doti di fluidità, silenziosità e risparmio della componente elettrica. Il tutto ovviamente condito dallo stile riscritto da Hyundai con quest'ultima generazione di Tucson, nonché spazio, sicurezza e guida rialzata. Inoltre, grazie a due propulsori di discrete performance, nuova Tucson Hybrid può vantare dei numeri di rilievo, in grado di non lasciarla mai senza spina, anche a pieno carico. Situazione quest'ultima a cui si presta bene, vantando un abitacolo qualitativamente ben riuscito ed uno spazio da non temere la concorrenza. L'estetica sia dentro che fuori è sicuramente originale, con linee morbide e venature decise a giocare di contrasti nella carrozzeria, mentre il seducente effetto ottico della firma luminosa, installata all'interno della listellata calandra anteriore, la identifica anche di notte. L'abitacolo, come già accennato, compie un bel salto di qualità rispetto alla generazione precedente, seguendo l'upgrade che sta compiendo in maniera omogenea il settore generalista, anche se lascia qualche dubbio la praticità dei tasti a sfioramento per gestire la climatizzazione, ormai sempre più presenti nelle vetture moderne, ma ancora poco funzionali quando si guida, situazione in cui un riscontro tattile o superfici più generose aiuterebbero. Compromesso facilmente perdonabile una volta sperimentato l'elevato comfort della dotazione che comprende clima a tre zone, divanetto posteriore reclinabile, sedute riscaldabili e ventilate. Insomma, questa nuova Tucson si prodiga per offrire ai propri passeggeri la migliore esperienza possibile, riuscendo con un listino da 35.250 euro nella versione full hybrid a rimanere concorrenziale all'interno del proprio segmento.